Simona, ciao, ce l'ho fatta, ho trovato il segreto della dieta antinfiammatoria. Ma che brava, qual è? Ho avuto un colpo di genio. Se c'è infiammazione, vuol dire che c'è fiamma. Se c'è fiamma, c'è calore. Se c'è calore, serve il freddo. Allora, io surgelo tutto e sono a posto. Guarda che se mi copi l'idea voglio il copyright, i diritti. Certo il copyright, ok, ma prima dimmi che risultati hai ottenuto? Ho una fame tremenda, sto ancora aspettando che si scongeli la colazione. Ciao amici, oggi si parla tantissimo di dieta antinfiammatoria di base o specifica per l'intestino. Ma perché è così interessante? E ho altre domande. Cos'è questa infiammazione di cui si parla tanto? Perché l'intestino ha un ruolo cruciale? Come si fa a prevenire o ridurre l'infiammazione? E soprattutto, quali sono le regole della dieta antinfiammatoria e come seguirle ogni giorno? Anch'io ho una domanda, ma come faccio a capire se sono infiammata? Ottima domanda, e allora facciamo subito un test. Si chiama TIDI. Vorrei dire tada! No, non tada! Tidi! Test immediato della infiammazione. È facilissimo, si fa in pochi secondi, fatelo anche voi insieme a me. Basta rispondere sì a tutte le situazioni che hai sperimentato di recente. Gonfiore addominale, gonfiore agli arti, mani o piedi, stanchezza e affaticamento, dolori o rigidità articolare, aumento di peso ingiustificato, difficoltà a gestire lo stress e l'ansia, depressione, tristezza, apatia, disturbi digestivi o intestinali, insonnia o riposo non soddisfacente, pelle spenta o irritata. Scusa, ma queste cose ce le hanno praticamente tutti, ma che test è? E infatti l'infiammazione è molto diffusa, più di quanto si pensi. E non bisogna stupirsi, ma correre ai ripari. E vi spiego come fare in questo video. Quindi mettete subito un bel mi piace, iscrivetevi al canale se per caso ancora non lo avete fatto e attivate le notifiche per essere avvisati di ogni nuova uscita. Ok, allora veniamo alle domande. Che cos'è l'infiammazione? Questo che vi sto per dire è uno scoop. Non ve l'aspettate. L'infiammazione è un processo di difesa, non di attacco, ed è messo in atto dal sistema immunitario. È una reazione che il corpo attiva quando è minacciato da virus, batteri o troppe tossine. Il problema nasce quando questa reazione infiammatoria è continua nel tempo e diffusa in tutti i tessuti. In questo caso si chiama infiammazione sistemica o infiammazione cronica di basso grado, o anche infiammazione silente, e coinvolge tutto il corpo. Questo tipo di infiammazione non è causata da batteri o virus, ma da fattori protratti nel tempo come stress o alimentazione quotidiana non corretta. Domanda: ma se l'infiammazione va in tutto il corpo, perché dici che l'intestino è cruciale? Beh, se pensi che il 70-80% delle cellule immunitarie vengono prodotte nel nostro intestino, allora l'infiammazione sistemica di basso grado è necessariamente collegata all'intestino. Funziona così: lo stress e l'alimentazione non corretta squilibrano la flora batterica e questo riduce quell'importantissimo strato di cellule isolanti che ricoprono le pareti interne dell'intestino. In questo modo l'intestino diventa permeabile, cioè lascia passare le tossine metaboliche all'interno del flusso sanguigno e quindi il corpo reagisce aumentando lo stato infiammatorio sistemico. Da qui si innesca un circolo vizioso da cui il corpo non riesce più a uscire e compaiono i sintomi che ho descritto, che non sono malattie, ma una risposta del corpo. E noi, invece di ridurre lo stress e mangiare bene, andiamo avanti, avanti, avanti. Sì, allora come si torna indietro, indietro, indietro? E come si previene o riduce questo disastro infiammatorio? La scelta più pratica, più logica e più giusta è ridurre i livelli di stress e seguire un'alimentazione antinfiammatoria. Ma non una qualunque, deve essere specifica per l'intestino. Ecco come fare, ci vogliono due passaggi. Primo, ridurre i cibi infiammatori. Sono quelli che contengono zuccheri aggiunti, grassi saturi, grassi trans, oli vegetali raffinati, cibi altamente processati pieni di ingredienti industriali e cibi ad alto indice glicemico.
Secondo passaggio, introdurre cibi ricchi di sostanze antinfiammatorie. Frutta e verdura colorata perché ricca di antiossidanti, cibi ricchi di vitamina C, carotenoidi e flavonoidi. Frutta secca come noci e mandorle e semi come semi di zucca e girasole. Pesci come sgombro, salmone, sardine ricchi di acidi grassi omega 3 e oli vegetali sani come il nostro olio di oliva extravergine. Ma devo mangiare sempre solo queste cose, tipo sardine all'arancia con i semi di lino e le rape rosse? No, per favore no, questa roba no! È già una buona cosa se eviti gli alimenti infiammatori e introduci gli alimenti antinfiammatori uno o due ad ogni pasto, no tutti insieme con queste ricette impossibili. Ad ogni pasto però, Questo già fa la differenza, te lo assicuro io che ho tanti anni di esperienza, più di 25. Il corpo, partendo dall'intestino, riduce la sua reazione infiammatoria e sta molto meglio. E ringrazia. Poi, chi vuole farsi seguire direttamente da me in modo più specifico e personalizzato può contattarmi per sapere come funziona la mia sinergia di salute naturale per l'intestino, che dà ottimi risultati in poche settimane. Ora, condividete il video, tante persone hanno bisogno di avere queste informazioni. Scrivetemi nei commenti cosa vi ha colpito di più delle info di oggi e fatemi domande se ne avete, ok? Vivi consapevole e vivi meglio con Simona Vignali naturalmente. Ciao!